L'ottesima giornata del campionato di Serie B nazionale può essere considerata un crocevia importante nel girone B, con diversi incroci diretti che hanno ulteriormente definito le posizioni nella zona alta della classifica. Roseto ottiene una vittoria fondamentale in ottica futura al Palamaggetti contro Fabriano, partita tosta e gagliarda quella giocata dai ragazzi di coach Franco Gramenzi contro un avversario ostico che nel terzo quarto ha provato a prendere il largo toccando anche i 14 punti di vantaggio. Grande rimonta di Manzaris e compagni con un Santiangeli letteralmente stratosferico che ha realizzato i canestri decisivi. Roseto attualmente al secondo posto solitario con 42 punti. Il big match di giornata tra San Vendemiano e Ruvo di Puglia se lo aggiudicano i pugliesi 78-86, decisivi la prima e l'ultima frazione, con Jackson e Traini a trainare la capolista che si attesta a quota 44 punti. Iesi approfitta del passo falso dei Veneti e agguanta proprio San Vendemiano al terzo posto, piegando Vicenza in maniera agevole 78-62, mandando 5 giocatori in doppia cifra ed esprimendo il solito gioco di squadra. Il campionato continua a riservare risultati a sorpresa, come il sonoro tonfo casalingo di San Severo contro la Virtus Padova con il punteggio di 53-74, Veneti spumeggianti trascinati da un cecchinato in grande spolvero. Faenza espugna il Palatricale di Chieti 72-83, approfittando di una partenza da film horror dei biancorossi, che realizzano soltanto 16 punti nel primo tempo. Chieti che con orgoglio prova a rientrare in partita nel terzo periodo, ma che alla fine deve ammainare bandiera bianca e nero-verdi. MVP Poletti con una quasi tripla doppia, 15 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Tengono il passo anche l'Andrea Costa Imola e Mestre, entrambe a quota 30 punti. I ragazzi di coach di Paolo Antonio hanno battuto Lumezzane in una partita molto equilibrata e combattuta, mentre i Veneti hanno avuto vita facile contro Zano con un eloquente 93-65. Per quanto riguarda infine gli altri risultati, la Virtus Imola si aggiudica il derby contro Ravenna, mentre Bisceglie si aggiudica il derby pugliese contro Taranto, conquistando punti importanti in ottica salvezza. Amiche e amici di Super J, buonasera, benvenuti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Super Basket, copertina della 23ª puntata della 6ª stagione. Siamo in diretta sul canale 16 su Super J, operativo anche il nostro numero WhatsApp. Vi abbiamo dato un focus di quella che è stata la 28ª giornata del campionato di B nazionale, che andremo ovviamente a analizzare con i nostri ospiti, ma non solo, anche Serie A2 femminile, B interregionale e mondo minors. Come sempre il basket visto a 360 gradi, cominciamo con il presentare i nostri ospiti. Torna a trovarci, prima ospitata lui, per lui, per quanto riguarda questa stagione di Super Basket, Marco Santiangeli. Ciao Marco. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Parleremo tantissimo con te della bella vittoria di Roseto contro Fabriano, con te che insomma hai fatto qualche canestro leggermente difficile nel finale, insomma veramente una bella partita, una bella vittoria. Saluto anche, torna a trovarci, il general manager delle Panthers Roseto, Francesco Del Governatore. Ciao Francesco. Buonasera Lorenzo, grazie per l'invito e buonasera a tutti da casa. Grazie a te Francesco, parleremo tanto delle Panthers e tanto anche delle Final Eight di Coppa Italia, storiche per quanto riguarda il basket femminile a Roseto, per la prima volta in 103 anni di storia. Torna a trovarci, ma lui praticamente di casa, Fabio Talamonti. Ciao Fabio. Ciao, buonasera Lorenzo, ovviamente stasera tanta carne al fuoco, anche perché c'è un ragazzo in collegamento. Sì, c'è un ragazzo, esatto, c'è un ragazzo in collegamento che questa sera insomma farà parteciperà anche al nostro salotto in collegamento da Roma, ma ci è tornato se non sbaglio oggi perché è stato a Roseto. Eccolo qui, Giorgio Pomponi. Ciao Giorgio. Buonasera a tutti, agli ospiti in particolare. Lorenzo, poi un giorno mi spiegherai perché sempre con Fabio, io e Fabio ormai coppia fissa, abbiamo visto anche la partita apposta, insieme l'ultima volta, quindi. Esatto, esatto. No, ma lo faccio apposta, Giorgio, mi coordino perché voglio sempre il salotto giusto, quando ci sei tu. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie, grazie Giorgio. Ovviamente parleremo tanto appunto di vari argomenti e cominciamo subito perché c'è tanto di cui discutere, partendo con le grafiche del campionato di B nazionale. Vi abbiamo fatto un po' il focus, però vediamo anche visivamente risultati e classifica dell'ultimo turno della 28ª giornata, che può essere una giornata interessante come vi abbiamo anticipato. Appunto, questi sono tutti i risultati a livello grafico, quelli che ci interessano nello specifico: la vittoria di Roseto 87-80 contro Fabriano, la sconfitta appunto di Chieti contro Faenza.
momento anche particolare, quello dei biancorossi. Grazie. Che comunque andremo anche a vedere via via tutti gli altri risultati. Sicuramente spicca anche la vittoria del big match di Ruvo contro San Vendemiano. Vediamo quindi la classifica come cambia a livello di grafiche. Ruvo che praticamente resta prima, quota 44, Roseto 42, San Vendemiano e Iesi 40, Fabriano 32, Faenza, Mestre, Imola, San Severo a quota 30, poi dall'altra parte vedete Cecchieti a quota 27 punti e tutte le altre formazioni. Allora, prima di entrare ancora di più nello specifico, il buon Fabio ha intervistato a fine partita anche il playmaker biancazzurro Giordano Durante, che ci ha dato qualche impressione riguardo proprio il match vinto contro Fabriano e anche un'impressione su quella che sarà la Final Four di Coppa Italia. Quindi ascoltiamo Durante e poi torniamo qui in studio. No, sicuramente sapevamo sarebbe stata una partita molto difficile, loro cambiavano su tutto. Questo ci ha messo parecchio in difficoltà i primi due quarti, dove non abbiamo attaccato bene, eravamo troppo frettolosi e non siamo stati noi. Poi nel secondo quarto nel secondo tempo abbiamo iniziato a correre, a difendere, e si è vista la differenza. Siamo stati bravi a rimanere concentrati fino alla fine, perché loro non hanno mai mollato, quindi bravi tutti davvero. Ecco, vittoria che vi porta al secondo posto, sempre a meno due da Ruvo di Puglia. Quella che arriverà però è una settimana importante che porterà alla Coppa Italia. Ah, sicuramente, sappiamo che ora c'è la Coppa, siamo carichissimi e speriamo di godercela, dai, sarà una festa e noi ci arriviamo belli carichi contro grandi squadre, però anche noi siamo una di quelle quattro, quindi non abbiamo paura e andiamo a godercela. Allora, queste le impressioni del playmaker di Roseto, Giordano Durante. Facciamo però un passo indietro, perché alla Coppa ci arriviamo, parliamo di questa vittoria contro Fabriano. Insomma, Marco, questa è una vittoria importante anche perché secondo me arriva dopo una sconfitta un po' particolare ottenuta contro Imola, che comunque anche visualizzando il linguaggio del corpo e le dichiarazioni flash di coach Gramenzi nel post partita, secondo me era anche tra virgolette un po' prevista. Con Fabriano veramente una grande reazione, perché da meno 14 oggettivamente, poi nel basket odierno insomma 14 punti non sono tantissimi, però insomma poteva mettersi male. Grande reazione della squadra. Tu hai messo qualche canestro importante, ma poi tutti i tuoi compagni ti hanno dato una mano, Santi. Sì, dopo sicuramente la partita persa a Imola, volevamo riscattarci subito in casa, volevamo fare una bella partita. Purtroppo siamo partiti un po' mosci, come già ha detto anche Giordano, ci sono stati tanti errori all'inizio, tanti accoppiamenti sbagliati, e per fortuna però all'intervallo ci siamo parlati, ci siamo detti cosa fare, cosa non fare, cosa dovevamo limitare, i rimbalzi, soprattutto anche i rimbalzi d'attacco, erano presi tanti. E il terzo, quarto siamo stati più concentrati su quelle cose, e poi nel finale siamo stati bravi a innescare i giocatori giusti nel momento giusto, e quello ha fatto la differenza. Clima da playoff, io ho parlato anche con Fabio, la partita poi ho avuto modo di vederla, intanto stiamo vedendo le bellissime immagini girate anche da Gianluca Braccilli, qua insomma i tuoi canestri, tra l'altro poi alla fine di queste highlights, vabbè, questo è un canestro veramente, insomma Fabio, questi li vediamo ad altissimi livelli. Poi ci sono le immagini alla fine che vedremo tra pochissimo, prego Francesco di mantenerle, perché secondo me c'è anche un'immagine simbolo, Santi, insomma qui Alessio che viene abbracciato tutti voi e poi eccoti qua tu che vieni. Classico, sì, classico rito. Classico rito dei tifosi. No, ma per dire, comunque io credo che, allora, ti abbiano sempre difeso, nel senso che secondo me appunto se fossi un allenatore ti vorrei sempre come, grazie, insomma nella mia squadra personale, ma l'abbiamo detto sia con Giorgio sia con Fabio. Secondo me bello anche che ho ottenuto una sorta di mini riscatto contro chi ti ha criticato, che poi nella maggior parte dei casi insomma non era la maggioranza dei tifosi, c'è sempre la voce un po' che critica. Però ecco, hai fatto veramente delle giocate nel finale. No, ma sicuramente... E ti appartengono anche, sì, poi. Sì, sicuramente dopo questo brutto periodo di un mese e mezzo che ho avuto personale, di tra influenza, infortuni, un po' d'acciacchi, fare una bella partita in casa dopo una sconfitta, soprattutto anche contro una ex. Esatto. Per me era importante, sono stato molto contento di questo. Coinvolgo anche Fabio in studio, poi vado da Giorgio, coinvolgo anche Francesco. Fabio, bella partita anche, perché io direi è stato anche un buon test
proprio in ottica futura, perché poi Fabriano, una signora squadra, giocatori molto importanti, c'era anche un'assenza illustre per la formazione dei Cartai, però poi Roseto ha messo Tamani, Giorgio che insomma non stava bene, ha fatto una signora partita, ma ancora una volta è il collettivo che colpisce, Fabio, di questa squadra. Sì, Fabriano è la classica squadra, ne parlavo con alcuni colleghi dopo la partita, che soffrirai in eterno. Io penso che in una serie, esatto, in una serie playoff, anche se cambia allenatore, l'anno scorso Agnello, 3 anni fa Panza, Giorgio se lo ricorderà, che era con me insieme il primo anno della rinascita, ecco, di basket, c'era Fabriano che poi vinse quel campionato, e Fabriano è una squadra che soffri. L'anno scorso ti ha messo in serie difficoltà e ti ha cacciato, quest'anno all'andata ti ha fatto vedere i sorci verdi e anche al ritorno mancava Granic, il lungo 4 titolare, ma comunque ha dato modo di far vedere un basket, per me, anche se ha cambiato allenatore, con Nicolai, molto godibile. Certo, che poi ha, certo, per me, uno dei migliori playmaker di tutta la Big, e Stanic vicino a lui, uno dei migliori combo guard della categoria come Cent'anni, e quindi si era messa malino, possiamo dire. Nel finale Roseto, spinta da un grandissimo pubblico, mi permetto di dire, domenica, ma come tutta la stagione, Roseto è riuscita anche, soprattutto, tu hai parlato dei canestri fatti, ma la partita secondo me l'abbiamo vinta nella fase difensiva, perché Fabriano nell'ultimo quarto ha fatto veramente fatica a segnare, e poi negli ultimi 5-6 minuti Santi è salito, possiamo dire, in cattedra, 12 punti negli ultimi 6 minuti, non è proprio da tutti, anche perché alcuni canestri sono veramente difficili, il fallo canestro, quello step back dai 6,75, una grande mano, possiamo dire, anche l'altro ex. Per me è stata la partita degli ex, che Santi Angeli, Marco Santi Angeli e Petracca, esatto, 36 punti in due, hanno dato una mano, un mattone pesante, ecco perché per 2 punti che prima della Coppa Italia fanno veramente morale, ecco. Tra pochissimo metto in partita anche Francesco qui in studio, però voglio andare da Giorgio in collegamento appunto da Roma. Insomma, Giorgio, questa è una vittoria secondo me che ha un peso specifico enorme, perché la ottieni con una grande rimonta, giustamente Fabio ha elencato anche le varie caratteristiche. Io con te voglio tornare anche sul discorso, perché mi piace tanto il collettivo, cioè veramente vedi un'orchestra che non ha dei solisti, ma appunto si suona tutti insieme, il direttore ovviamente coach Gramenzi e Franco, che come ha detto anche Santi ha toccato le corde giuste nell'intervallo di una partita che poi ti si era messa anche peggio in un certo senso. Non lo so, Giorgio, questi secondo me sono segnali, da noi che osserviamo, sono segnali importanti. Questa è una di quelle vittorie che ti puoi ricordare, come dire, in ottica futura, cioè che è una squadra veramente che non molla mai. Sì, Lorenzo, sono completamente d'accordo. Questa è una squadra che ha un collettivo intelligente, un collettivo ben equilibrato, un collettivo che sa conoscere il valore e riconoscere le gerarchie che inevitabilmente in ogni squadra c'è. Chi dice che in una squadra non esistono le gerarchie non ha mai visto una partita di pallacanestro, probabilmente non ha mai vissuto le dinamiche di una squadra. Negli anni passati le gerarchie erano sì definite da un punto di vista, ma in qualche modo forse, anzi senza il forse, diciamolo le cose, perché ho un'età in cui ormai le cose le posso dire, le voglio anche dire, no? In qualche modo erano quasi obbligate le gerarchie. Quest'anno invece è una squadra che sa anche correggersi in corso d'opera, come è accaduto con Fabriano e come è accaduto altre volte nella stagione, che quando perde, a parte 2 episodi, uno ricordo a Chieti, l'altro Fabio se lo ricorderà più di me, ha perso sempre di 1 o 2 punti, quella di Imola purtroppo ancora scottava, bruciava, che con Fabriano veniva da 4 partite perse nelle ultime 5, il 3-1 nei playoff e la sconfitta della gara di andata, e che sembrava persa quando a 14 minuti dalla fine era a meno 13, 41-54 il punteggio. È una squadra che ha saputo aspettare il suo uomo migliore in attacco, perché il suo uomo migliore in attacco è uno che in B, io lo dicevo l'anno scorso e lo continuo a dire, lo continuerò a dire sempre, è Marco Santiangeli. Marco Santiangeli sa giocare a pallacanestro, ragazzi. Poi le critiche ci stanno, le critiche, chi paga il biglietto, certo, ha il diritto educatamente di esprimerle. I numeri, certo, erano impietosi, ma Marco, per fare quello step back che è un po' il suo marchio di fabbrica, per aprire la difesa, perché non l'ha tirato solo da 3 punti, ha aperto la difesa, è bravo 1 contro 1, sa leggere le situazioni, ha bisogno di essere al 100% della condizione fisica. E se vado a memoria, è un mese e mezzo che prende antibiotici, che è stato debellato da influenza, tosse,
qualche dolorino qua e là, perché lui comunque ci convive con il dolorino. Poi non è un personaggio che va davanti ai microfoni o dai tifosi a dire ma io non sto bene, ma io no. Lui ha sempre la stessa espressione. Se fosse un attore sarebbe un attore mancato, perché è monoespressione. Se fosse un attore, ma è un giocatore di pallacanestro, per fortuna sua e per fortuna di Roseto che ce l'ha, perché è l'unico, e lo diceva Fabio, l'unico 2-3, l'unico esterno pericoloso al tiro e affidabile al tiro, ma non solo, voglio tornare a ripetere, al tiro. Ed è un giocatore da cui dipendono tantissimo, tantissimo, non solo le sorti offensive della squadra per il suo rendimento, ma anche il rendimento dei compagni, perché sa aprire le difese e attira l'attenzione delle difese, come tanti. E tu mi insegni, Lorenzo, perché ci hai giocato a pallacanestro meglio di me e di Fabio, non meglio di Marco Santiangeli, però ci hai giocato. Tu mi insegni che un giocatore che si gioca 5 contro 5 in metà campo, un giocatore che attira raddoppi quando non viene triplicato, libera degli avversari. Esatto. Marco Santiangeli è fondamentale averlo come domenica, è fondamentale averlo, è fondamentale però la squadra che sa aspettarlo, e sa aspettarlo fondamentalmente perdendo in questa serie di partite in cui lui non stava bene, perdendo una partita a Imola di un punto. Quindi sì, è il collettivo, sì, è un Franco Gramenzi che questa settimana ha avuto anche la fortuna di guardare un paio di allenamenti, visto che l'ho passata la settimana passata, intendo, sempre a Roseto, è uno che ha un'autorevolezza spaventosa, non lo devo dire io, Marco mi confermerà questo, ma non ha bisogno di urlare tanto, urla quando serve, probabilmente preferisce farlo nel chiuso dello spogliatoio, ma nell'allenamento io non l'ho quasi mai sentito urlare nella settimana che ha preceduto Fabriano, però è uno che quando parla c'è un silenzio di tomba dentro, vuol dire che i giocatori lo seguono convintamente, perché poi devi essere convinto delle idee del tuo allenatore, è una condivisione virtuosa quella tra allenatore e giocatori. Condivisione virtuosa, altre dice Raiesi, mi sembra la sconfitta di cui non faceva testo, sì. Giorgio, esatto, sì, esatto, sì. Esatto, Fabio, tra l'altro a proposito del religioso silenzio, quando capito anch'io al Palamaggetti che devo fare i servizi per le Panthers, a volte mi incontro con il buon Fabio, e confermo, Giorgio, che quando ci salutiamo solo così cenni veramente sottovoce, perché quando allena Franco veramente c'è un silenzio incredibile, anche è anche proprio uno spettacolo vedere proprio anche come allena. Metto in partita anche Francesco, anche un po' sul discorso di come sta andando il campionato. Ricordo che, insomma, questa è la tua seconda ospitata qui in studio, mi avevi fatto un quadro generale l'altra volta di come vedevi, insomma, i biancazzurri. Anche qui è arrivata una bella vittoria, poi ecco, in una giornata in cui ha visto una finale di Coppa Italia femminile con 3 tempi supplementari altamente spettacolari, una di quelle che verranno ricordate veramente in tutta, insomma, nella storia della pallacanestro femminile. È Roseto che piano piano mette un altro mattone, Francesco, importante. Sì, sicuramente. Io credo che in quel palasport sia rimasta quella carica agonistica di che c'era un'ora prima, un'ora e mezza prima, perché abbiamo assistito a una partita, a una finale di Coppa Italia veramente entusiasmante, unica forse, con 3 supplementari, una voglia di non perdere da tutte e due le parti, 2 squadre che stavano in perfetta salute, che veramente ci hanno fatto vedere una pallacanese, è stato uno spot bellissimo per il basket femminile. Quindi si sono dati il testimone, e in campo sia Fabriano che Roseto hanno dato, e il pubblico anche, perché poi è come se questa carica fosse rimasta nell'aria, certo, anche sugli spalti, hanno dato vita a questa partita entusiasmante dove c'è stato questo recupero. E Roseto, quello che invito tantissimo da sempre al Roseto Basket è questa capacità di essere coesi anche in difficoltà e poi di uscire comunque sempre fuori. Speriamo che poi alla fine dell'anno, insomma, facciamo i dovuti scongiuri, ma che si possa andare avanti su questa strada fino alla fine. Assolutamente, il campionato è lungo. Tra l'altro, prima di partita, il pubblico con il nostro numero WhatsApp, volevo, insomma, sentire anche Marco in questo, cioè sul discorso della squadra. Fin qui, grazie anche a buon Fabio, insomma, abbiamo ospitato tutti i tuoi compagni, e tutti davvero ci hanno confermato questo, cioè quello che anche diceva Giorgio, cioè l'unione di gruppo, secondo me anche in questo periodo tuo un po' complicato, beh, penso che ti ha dato una mano. Io credo che sia stato
per te a livello individuale un segnale molto forte che ti hanno dato i tuoi compagni, insomma, che ti hanno sempre sostenuto, anche lo stesso coach, ricordo Franco, che disse, scherzando, disse: Santi l'avrei strozzato in partite che ha fatto 20 e passa punti, in altre dove ne ha fatti meno, però mi ha fatto cose utili, ovviamente ridendo, però per far capire la tua importanza. Quindi ti chiedo se anche tu hai sentito questa fiducia, ecco, Marco. Sì, sicuramente quest'anno è un gruppo fantastico, ragazzi fantastici, hanno avuto tanta pazienza con me, mi hanno supportato, mi hanno tenuto sempre lì sul pezzo, li ringrazio, e hanno avuto anche la pazienza di aspettarmi, però purtroppo un anno è lungo, può succedere ci sono le fasi down, infortuni, cioè influenza, quindi ecco, l'importante è che è successo adesso, non è il finale, è la parte più importante, quindi però sì, comunque sia, il gruppo quest'anno è pazzesco, veramente affiatato, ci sosteniamo tutti i giorni per qualsiasi cosa. Allora, mettiamo in partita il pubblico, quindi vediamo se ci sono i messaggi, i primi messaggi che arrivano sul nostro numero WhatsApp. Siamo anche in diretta Facebook, quindi potete sia condividere ma anche scrivere lì praticamente nella chat Facebook, poi diciamo, ci penserò io personalmente a leggere i messaggi che arrivano su Facebook o inviarli semplicemente sul numero WhatsApp. Prego Francesco Di Carlo in regia, che ringrazio. Andiamo qui a vedere. Ciao Lorenzo, un saluto a tutti. Grande Stefano Carosi, che è fiducioso per la Coppa Italia, come sempre fa il tifo per la sua Roseto. Un fortissimo abbraccio all'amico Stefano. Tra l'altro, Fabio, da notare la grafica del buon Pietro, che come sempre aggiorna tutto, quindi innovativa, quindi anche Super Basket che si distingue sul discorso dei messaggi WhatsApp. Ancora altri messaggi, vediamo appunto dalla regia. Buonasera a te Marco, così ti vogliamo, non mollare. Poi una notazione: domenica in tribuna c'era il presidente FIP dell'Abruzzo, spero si faccia sentire in Lega per lo spettacolare arbitraggio. Di nuovo forza Marco, Claudio. Fabio, insomma, a un certo punto gli animi, anzi si dice il pubblico è entrato letteralmente in partita, però poi si aspetta anche un po' la decisione del giudice sportivo, insomma è volata una bottiglietta d'acqua. Però al netto poi di questo, di un singolo episodio, il pubblico ha una certa i decibel gli alzati lì. Oggettivamente, Fabio, la partita ha svoltato e io credo che i giocatori l'hanno sentito sul parquet. Sì, arbitraggio un po' nella prima parte, poi ha messo un po' ballerino questo quadro, il palamaggetti. Possiamo dire, sì, qualche fischio sia da una parte sia dall'altra, anche critiche dalla parte marchigiana, cioè da ribadire. Sì, nel finale il pubblico si è acceso, possiamo dire che ha dimostrato il grande valore nelle partite casalinghe, il pubblico che ci aspettiamo in massa, poi ne parleremo nella semifinale di sabato di Coppa Italia. E questo sarà appunto un appuntamento veramente importante, lo ricordiamo, Roseto che gioca questo sabato alle ore 14 a Roma al Palatiziano, Final Four di Coppa Italia. Ma ci arriviamo nel match che si apprestano a disputare i biancazzurri. Vediamo ancora se ci sono altri messaggi sul nostro numero WhatsApp. Santi e Benedetti, Marco Santiangeli, talento puro, giocatore fuori categoria, troppo brutto per essere vero quello visto nelle ultime gare. Roseto e Rosetani sono stati e saranno sempre con te. Vamos AF, che ringraziamo e manda appunto questo messaggio a Marco Santiangeli. Francesco, ancora un altro messaggio, vediamo, perché credo che stiano, insomma, già arrivando. Anche su Facebook siete in tanti, quindi ci state seguendo in tanti questa sera. Vi ringraziamo. Questa sera poi, Fabio, dobbiamo competere con un Barcellona-Napoli, se non sbaglio, quindi insomma. Però vedete, arrivano i messaggi. Con tutto rispetto per i fratelli diversi, Pumps e Tala, stasera il primo e grande abbraccio va a Santi. Quando decide di essere se stesso è devastante. Santi is back, un abbraccio grande a tutti. Daniele di Roseto Basket Story, Daniele Francani, che quindi, come dire, saluta i fratelli Pumps e Tala, ma manda questo grandissimo abbraccio a Marco Santiangeli. Allora, direi che siamo in perfetto orario per quanto riguarda lo stop, il nostro primo time out del primo blocco, quindi non cambiate canale, ci rivediamo tra pochissimo sempre qui su Super Basket.
Rieccoci di nuovo qui, ben ritrovati a Superbasket in diretta sul canale 16 su SuperJ. Apriamo anche una parentesi dedicata a Chieti. Un attimo voglio coinvolgere anche i nostri ospiti, perché Chieti in un momento un po' particolare ha perso contro Faenza disputando un pessimo primo tempo, soltanto 16 punti realizzati dai biancorossi. Oggi l'addetto stampa di Chieti Gianluca Di Nino, che ringrazio, ha intervistato proprio per noi coach Daniele Aniello, con il quale ha fatto un po' il punto, il quadro dopo la sconfitta contro Faenza. Quindi ascoltiamo il tecnico biancorosso e poi torniamo qui in studio. Domenica, partita strana sicuramente, perché è un primo tempo male, che più male non si può. Credo che rispetto al primo tempo sia anche giusto a volte lavorare a testa bassa, prendere le critiche, prendere i fischi, perché oggettivamente ce li siamo meritati e non c'è assolutamente nulla da dire su questo. Al tempo stesso però, come dicevi te, la stranezza è che poi forse abbiamo prodotto uno dei migliori terzi quarti della stagione e in generale un ottimo secondo tempo, nel quale poi siamo arrivati anche a due possessi di distanza, palla in mano. È chiaro che a quel punto devi essere perfetto, perché se hai fatto 20 minuti come i primi 20, cioè di livello veramente bassissimissimo, è chiaro che poi nei secondi 20 non ti puoi permettere nemmeno una piccola distrazione. Quindi poi il quarto periodo abbiamo sbagliato anche qualche tiro aperto, avevamo due giocatori dei primi 8 che non si sono praticamente mai allenati in settimana, ma questa non deve essere una scusa, anzi deve essere la motivazione per fare ancora di più. Una rotazione già ridotta, avere insomma persone, ragazzi acciaccati sicuramente sì, non aiuta. Sì, assolutamente, e pur non essendo minimamente giustificabile il tipo di approccio che abbiamo avuto e del quale dobbiamo sentirci responsabili, io per primo, però oggettivamente è chiaro che le difficoltà ci sono state in settimana e alcuni giocatori hanno giocato anche infiltrati, per cui ecco, questo è sempre da tenere in considerazione, al netto che l'atteggiamento e il modo di mettere il corpo in campo deve essere completamente un altro. Tra l'altro sarebbe stato, no, sufficiente vedere quello che è successo nel terzo periodo. Assolutamente sì, adesso c'è la pausa domenica e poi insomma ci sono tre partite ravvicinate, sabato, mercoledì e sabato la vigilia di Pasqua. Sì, cercheremo adesso di resettare un attimo, di sistemarci, di preparare alcune situazioni. Chiaro che andiamo subito sabato a Mestre, quindi sarà un campo tra i più difficili in assoluto, ma non fa niente, adesso è ancora di più il momento di pensare a noi stessi e prepararci al meglio. Speriamo di recuperare gli infortunati e anche lo stesso Berra, che purtroppo ormai è fuori da tantissimo tempo, di recuperarlo prima possibile. Vediamo per quale partita, ma io spero che all'interno di una delle tre che ti hai citato di poterlo avere perlomeno nella rotazione. Allora, queste le dichiarazioni di coach Daniele Aniello, raccolte da Gianluca Di Nino, che ringrazio insomma per il servizio che ci ha fatto. Fabio, Chieti che dopo due scalpi importanti insomma poi ha imboccato una serie di partite, di passi falsi soprattutto in casa, che poi con Faenza perdere ci sta anche, però poi ecco la formazione biancorossa ha fatto veramente un secondo tempo dove Faenza è andata totalmente in blackout. 16 punti però nel primo tempo sono veramente per pochi. Come è arrivata forse? Esatto. I rimpianti sono più per quelli, insomma, quel primo tempo horror in un certo senso. È giustamente ricordato lo scalpo con Roseto e poi con Ruba. Tra l'altro devono giocare anche con San Vendemmiano, quindi... Esatto, dovrebbero completare diciamo questo trip. Ha detto bene però il coach, giocatore fondamentale che non sta giocando Berra, perché è un giocatore che gli dà molto equilibrio. Non mi sarei aspettato una partita del genere con Faenza in casa, anche perché Faenza arrivava da un periodo non troppo semplice, anche a livello ambientale. Sono partiti malissimo, meno 30 mi sembra il primo tempo. Esatto. Poi 16-46. Poi è veramente difficile recuperare, ci hanno messa tutta. Chieti, secondo me, hanno una posizione molto molto tranquilla. Ecco, hanno in casa, devono giocare, mi sembra, in casa con Ozzano e Taranto. Partite alla portata, fanno 4-6 punti, la salvezza diretta, possono aspirare addirittura anche per fare qualcosina nella zona, nella parte sinistra della classifica. Penso che la,
situazioni difficili, non ne vedo a livello di classifica, ecco. Santi, riguardando anche la classifica, grazie a Francesco in regia, ti chiedo anche fino adesso qual è la squadra che ti ha più sorpreso delle avversarie, in positivo ovviamente. In positivo, dall'inizio del campionato ad oggi, secondo me quella che è salita di tanto di livello è Iesi. Iesi spesso viene nominata ultimamente. Iesi gioca veramente bene, di squadra, sono tutti pericolosi. È un po' speculare a voi, a me sì, dà un po' questa impressione, esatto. Che non ci sono, cioè ci sono buoni giocatori, esatto, non troppo solisti, molto gruppo. Noi, è vero, molto simile a noi, molto pericolosa, si sono accesi tutti, adesso vanno sempre quasi tutti in doppia cifra, 5-6 giocatori, e quindi dico Iesi. Allora, adesso chiudiamo un attimo il capitolo binazionale, voglio aprire con Francesco il capitolo dedicato al basket femminile, poi andremo anche da Giorgio che è stato ospite praticamente anche delle finalette di Coppa Italia di Serie A2, a breve vedremo anche le immagini girate da Gianluca Bracili. Francesco, è stato veramente un evento letteralmente storico, perché prima volta per quanto riguarda il basket femminile delle finalette di Coppa Italia a Roseto in 103 anni di storia, ed è un risultato innanzitutto storico perché la squadra era lì, insomma le Panthers erano lì presenti, state vedendo anche voi le immagini, hanno vinto il quarto di finale con Selargius, si sono arrese a Dertona Castelnuovo Scrivia in semifinale, quindi come dire, prima partecipazione storica, ci si arrende contro una grande squadra in semifinale, ma soprattutto lo spettacolo davvero del Palamaggetti e di Roseto, che ha convinto anche il presidente Protani, il presidente della Lega Basket Femminile, che ha inviato proprio una lettera ufficiale alla famiglia Cimorosi, Roseto Eventi, alle Panthers, alla federazione, al comune, insomma ha fatto i complimenti perché ha detto: io uno spettacolo così non l'avevo mai visto, quindi un bello spot, Francesco, per Roseto. Sì, sicuramente. Adesso diciamo tutta questa situazione è partita circa un mese fa, quindi i tempi sono stati anche stretti, dalla conferma di aver comunque avuto la possibilità di organizzarla. Ci sono stati subito gli incontri con la Roseto Eventi, ci siamo diciamo coordinati, come Panthers abbiamo contribuito diciamo con 300 abbonamenti che poi siamo riusciti a vendere dal lunedì pomeriggio al giovedì, al venerdì mattina. È stata una corsa 300, contro il tempo, eh? Sì. Sì, 300 abbonamenti, quindi voglio dire, noi abbiamo veramente messo in campo tanta energia nonostante le varie problematiche che avevamo diciamo in casa. Ricordo che anche il main sponsor HBS della famiglia Pallini, ringrazio ancora Gianni e Giorgio che sono due ragazzi splendidi appassionati di pallacanestro che hanno subito voluto sposare questa iniziativa e credo che possano essere ben contenti di quella che è stata la loro visibilità. E quindi torniamo alla parte sportiva. Noi diciamo che forse per noi sarebbe stato meglio non giocarla questa Coppa Italia per quello che ci è capitato nell'ultimo mese, un vero uragano si è abbattuto sul villaggio Panthers, quindi abbiamo passato questo mese a ricostruire abitazioni, a curare i feriti, e quindi è stata una cosa veramente terribile. In questo mese ricordo a tutti che abbiamo incontrato la quinta vincendo di 30 punti, la quarta, la seconda e la prima. Quindi avevamo un mese durissimo con sbocco finale nella Coppa Italia. E purtroppo con 4/5 del quintetto fuori, una Spirua che non è ancora in buone condizioni, quindi diventava veramente difficile. Poi il crociato di Allegra Botteghi. Quindi anche a livello psicologico la squadra ne ha risentito, perché comunque la capitana, una giocatrice trasversale che a noi dava tanto sia dal perimetro che sotto i tabelloni. Insomma, abbiamo superato questo mese e mezzo, credo che abbiamo fatto un'ottima Coppa Italia anche considerando la sconfitta di Tortona, che è una squadra in salute. Certo. Io ho detto a molti, anche sotto critiche, perché ho sentito tante voci che mi sono dispiaciute, perché in una città come Roseto, che ha 103 anni di storia, dove ci sono stati due titoli vinti, che sono le due coppe di Serie B, ma poi poco altro, perché siamo arrivati al massimo settimi in A1, abbiamo sfiorato una finale di Coppa Italia nel 2003 con la squadra di Amadio, con Marco Milic e quant'altro. Cioè, voglio dire, è una città che ha tanta passione di basket, però io credo che aver portato il basket femminile
in pochi anni a giocare una semifinale di A2 di Coppa Italia, arrivarci in queste condizioni, aver fatto fare comunque a Tortona 66 punti, è vero che ne abbiamo fatti 38, non ci hanno permesso di segnare perché non riuscivamo proprio fisicamente, e anche probabilmente l'ingresso del nuovo allenatore che ha dei metodi diversi, quindi andranno metabolizzati, non c'è stato neanche il tempo perché sono cose molto, molto ravvicinate. Però io sinceramente la prima volta che perdendo di 20 punti, 25, ho gioito nel vedere un'organizzazione come quella di Tortona, sapere che hanno comunque fatto 2 anni fa una fusione tra uno B2 femminile e B2 maschile, e quindi vederli così organizzati con 2 medici al seguito, il fisioterapista, io dalla tribuna dicevo: ma come si fa ad arrivare lì? Ok, quindi io ho ammirato questo, ero felicissimo che il nostro pubblico avesse potuto assistere a uno spettacolo del genere. E credo che si poteva fare comunque anche di più, soprattutto dal punto di vista dei mass media. Sono rimasto molto deluso, poi vi farò vedere se vorrai anche un articolo che ha fatto il Corriere dello Sport. E invece i mass media locali sono stati abbastanza diciamo evanescenti. Però detto tutto questo, credo che sia stato un motivo di incontro. Lo sport deve unire, deve far crescere, deve creare questa possibilità di incontro. Ho conosciuto il presidente Protani, una persona che mi ha veramente colpito nel profondo, si è dimostrato un grande amico, mi ha voluto lì con lui a vedere la finale, abbiamo parlato in maniera trasversale di situazioni familiari così come di sport, e oggi ha inviato una lettera che veramente esprime il grande lavoro che è stato fatto dalla Rosetta 20, dall'amministrazione comunale, dalle Panthers, e non vorrei dimenticare nessuno, però forse qualcuno mi sto dimenticando. No, lui tra l'altro la federazione, la FIP Abruzzo, nella figura di Girolamo e della moglie Paola. Io ce l'ho qui, tra l'altro, la frase, poi ringraziando tutti, da insomma Cimorosi Eventi, Roseto Eventi, Comune, Panthers Roseto, poi l'emozionante finale, cito, è stata sicuramente il giusto premio per un evento che rientra tra i migliori nella storia della categoria per l'atmosfera e la partecipazione che si è andata a creare. A me, insomma, ha colpito queste due frasi, sì, che vanno poi a premiare tutto. Effettivamente c'è stata una bella atmosfera, Francesco. Io direi di sì, perché credo che nella semifinale nostra abbiamo sfiorato le 1500 presenze. E, come mi diceva il presidente di Girolamo, in alcuni palazzetti di A1 1500 persone non ci entrano nemmeno all'interno, certo, della struttura. Quindi voglio dire, noi dobbiamo essere felici, orgogliosi di quello che si è portato in questa città, di ciò che hanno potuto vedere le nostre giovani atlete del settore giovanile, ma anche dei settori giovanili vicini. Ripeto, è stato un grande motivo di incontro, e le persone che, diciamo, hanno saputo guardare al di là della prestazione sportiva, e metto in primis gli sponsor, sono rimasti tutti molto soddisfatti. È ovvio che avremmo tutti avuto voler la possibilità di giocarla un mese fa questa partita, perché io ricordo a tutti che ai primi di novembre Udine a Roseto fu dominata, Cascisci fece 2 punti, certo, ma la stessa Premasunac nella nostra semifinale con Obufega ha fatto 4 punti contro i 24 della finale, e Obufega aveva 5 allenamenti dopo un mese che non giocava. Quindi è una partita giocata il giorno prima con Selatus. Quindi va bene, è andata benissimo così, è stata una grande esperienza. Io penso che da rosetani, da città che è appassionata di pallacanestro, è una passione infinita, e il fatto che poi il palasport sia sempre pieno e riempito durante queste manifestazioni dà questo input. Dobbiamo essere orgogliosi e fieri di aver disputato questa Coppa Italia. Purtroppo non al meglio, ma il futuro ci darà altre possibilità, probabilmente. Coinvolgo anche Giorgio, che ha assistito proprio a tutta la kermesse. Poi Giorgio, insomma, tu hai collaborato veramente per decenni con LBF, quindi ti sei sentito a casa 2 volte, direi, Giorgio, perché fare a letti di Coppa Italia di Serie A2
a Roseto, io direi che per te personalmente è stata ancora di più una festa, e l'atmosfera, io ho assistito dal vivo al quarto di finale vinto contro appunto Selargius, poi per impegni di lavoro non ho potuto assistere agli altri due giorni, però già nel giorno dei quarti di finale l'atmosfera era bellissima, ho seguito poi da remoto la partita contro Dertona, è una finale epica. Giorgio, le tue impressioni e emozioni per questo evento storico? Beh, per le emozioni, Lorenzo, mi dovrei prendere tutta la trasmissione, mandare via, tu dovresti congedare gli ospiti e io andrei avanti fino alle 22:30 e probabilmente non mi basterebbe, perché ne ho fatte tante, dal 2006 al 2022, ultima finale che ho commentato, sono stato per 16 anni indirettamente, a tempo pieno o a spot per i grandi eventi, comunque la voce, il telecronista, il collaboratore di Lega Basket Femminile, quindi rivedere Massimo Protani, il mio presidente, rivedere tanti amici, i collaboratori della Lega, lo staff, Giuseppe Corrao, telecronista, Giovanni Gatta, Emiliano Pucci, insomma tutti grandissimi amici, Elio Castoria, il mio fratello, il fotografo. È stata un'emozione bellissima, di questo ringrazio i tre che ha citato, i tre elementi che ha citato, anzi quattro, le due FIP, la FIP nazionale e la FIP regionale, ovviamente la Lega Basket Femminile, cui la FIP demanda l'organizzazione e quindi anche l'assegnazione della Final Eight di Coppa Italia, le Panthers, perché in primis, li metto prima di Roseto Eventi, ma soltanto perché tu devi avere una squadra che si qualifica per le Final Eight in un campionato competitivo come la 2, vuol dire arrivare o primo o secondo, e le Panthers ce l'hanno fatta venendo da una stagione, la scorsa, io non parlo del passato e quindi dimentichiamola, stendiamo una trapunta di pietà sul passato, il passato è passato e sul passato non puoi operare, sono stati bravi i dirigenti, bravi il gruppo, lo staff, tutti quanti a lavorare sul presente, perché tu lavorando sul presente puoi costruire il futuro. Il passato ti ha insegnato qualcosa? Sì, se non te l'ha insegnato è inutile che lo tieni lì come spettro, come scheletro nell'armadio, di monito. No, deve essere di insegnamento ma non di monito. Gli errori si fanno, chi non fa non sbaglia nella vita. Detto questo, il campo ha decretato la finale più giusta, più ovvia. Più ovvia nello stato anche, come diceva Francesco, in cui sono arrivate le squadre all'appuntamento finale. Dertona, ed è bello perché tra Dertona e Udine erano forse un Golia e tre quarti di Golia. Non era proprio Davide contro Golia. Però Udine viene coi pulmini e un pulmino lo guida Leonardo De Biase, che è l'uomo che ha costruito il miracolo della Libertas Basket School Udine, l'uomo appassionato di pallacanestro, l'uomo che fa la pallacanestro da sempre a Udine, in una città dove ci sono a livello maschile Cividale e Udine in A2 e dove ci sono appunto le ragazze in Serie A2 sempre femminile, e tutti i campionati di vertice, nessuno che lotta per retrocedere. Quindi due grandi squadre, tre supplementari e record a livello di finale di Coppa Italia. Il precedente c'è stato nel 2015 a livello femminile, che detiene il record, pensa Lorenzo, insieme a una partita maschile del 98 di Sassari, se non sbaglio, se non ricordo male, e con una partita della NCAA. Mi ricordo che ci fece un articolo anni fa quando lavoravo per la Lega. Magica Castel San Pietro contro La Spezia nel 2015, campionato di Serie 2, finì dopo 5 tempi supplementari, ma non era una finale di Coppa Italia. Era una partita di campionato, 65 minuti effettivi di partita, cose dell'altro mondo. Ecco, cose dell'altro mondo è stata vedere una finale di quella qualità, perché non è soltanto la quantità di tempo che si è giocato, ma la qualità, la cornice di pubblico, il fatto che per 4 giorni le ragazze sono state presenti a Roseto. San Salvatore Selargius ha perso la prima serata con Roseto, ma sabato era lì a vedere le partite. Alpo è stata lì fino a domenica mattina, mi è capitato di vedere le ragazze di Alpo in uno stabilimento balneare che volevano fare l'aperitivo, ho detto ma fanno gli arrosti fini? Sì, sono andato dal padrone e ho detto queste ragazze giocano in Serie A, sono ospiti di Roseto, porta degli arrosticini, fagli assaggiare le cose che abbiamo noi, portato gli arrosticini, spritz e tutto. Questo è il lato bello di un grande evento, che non è soltanto il fatto sportivo che è stato bello. A Francesco del governatore, e Francesco sa la stima che ci lega, reciproca da anni, e il fatto che io sia felice che finalmente sia entrato
nella pallacanestro, perché è stato un grande, sempre un grande appassionato di pallacanestro, e forse non è un caso che abbia 5 figli, perché ha fatto un quintetto di pallacanestro, lo dicevo anche a Massimo Protani. Detto questo, dico, è chiaro che il risultato sportivo lascia del rammarico. Perché? Perché il tifoso, la persona che va a vedere la partita, non fa mai piacere che tu cominci la partita 10-4 e poi segni nei 35 minuti restanti, ne segni 28 di fatto di punti. È chiaro che il tifoso non gli viene subito in mente di dire: ok, ma qui siamo al cospetto delle grandi, qui abbiamo a Botteghi la nostra miglior realizzatrice, purtroppo finita la stagione, Miccio che gioca sul dolore, Obufegue che gioca sul dolore, Aispiruga che ha un momento di, probabilmente ha qualche problema, io adesso non ho, in tal senso non so di comunicazioni, però è chiaro che la Ispirua, che ha giocato le due migliori partite stagionali contro due grandi squadre, parlo di Udine all'andata e Alto all'andata, non si è vista in questa Coppa Italia e serviva come il pane. Poi magari Bona non è ancora recuperata al 100% da quando è arrivata a Roseto, ancora non, se non sporadicamente, a giocare al suo livello da quando è riuscita anche a debuttare. È stato il momento peggiore in cui giocare contro una squadra forte, molto forte, come Tortona. È chiaro che ti resta un po' di amaro in bocca per il modo, per usare un termine dantesco, no? Di uno dei più bei canti dell'inferno, quello di Paolo e Francesca, però sicuramente non da fustigarsi per questo. È stato bello esserci, è stato bello esserci, è stato bello vedere una squadra di Roseto con una maglia, anche qui bravi, bravi gli sponsor, brava la società, con una maglia realizzata apposta, con quel tricolore sia sulla canotta nera che sulla canotta rosa, eccola, la vediamo, no? Con quel tricolore ben in mostra, che io mi auguro che la società, credo di averlo anche letto, metterà all'asta, perché e poi darà in beneficenza quei soldi, perché è bello, è giusto così. Le Panthers, io l'ho detto anche in momenti in cui le cose non andavano benissimo, sono riuscite a diventare qualcosa che ha connotato Roseto. A Roseto la pallacanestro femminile non esisteva più da anni, da tanti anni, e si sa che ripartire con un background che è zero, con una senza precedenti, perché erano anni e anni e anni che non c'era più una squadra capace di far parlare di sé, è tanto più difficile, soprattutto se poi le cose non vanno subito benissimo. Nonostante questo, oltre 100 bambine che sono panterine, la prima squadra che ormai viene riconosciuta dovunque, un'attenzione all'occhio, al marketing, alla comunicazione, alla radicazione nel territorio, tutto questo, Francesco, è patrimonio culturale, sociale e sportivo di Roseto degli Abruzzi e in questo caso di voi che ci lavorate. Ultima, ti rubo veramente un secondo, Lorenzo, ma è giusto che anche questa riflessione amara di Francesco vada sottolineata: la disattenzione dei media. Sì, tanto soprattutto se si parla di media locali, perché io l'altro giorno studiavo a Roseto mentre facevo colazione una testata nazionale, non faccio nomi, lo so, quello infatti è nazionale, però esatto. Purtroppo in una testata nazionale oggi il basket femminile va soltanto, e te lo dico per l'esperienza vissuta alla Lega, Francesco, va soltanto se tu paghi la pagina. Noi della Lega Basket Femminile, anche quando Schio arrivava alle Final Four di Eurolega, Schio Venezia era una finale capace di attirare 4.000 persone al Taliercio, nonostante questo, per far parlare di noi della pallacanestro femminile, la Lega Basket Femminile investiva dei soldi su testate nazionali rilevanti, e ti assicuro non due spicci, parliamo di dai 70 ai 90 mila euro l'anno per comparire in un momento in cui, ti faccio un esempio, lo sci, adesso si parla a due pagine di tennis, sempre due pagine, esatto, di tennis, però lo sci che ha la Brignone, che ha la Goggia adesso infortunata, che ha la Bassino e tutto, lo sci che l'altro giorno c'era una gara in Norvegia, c'era un trafiletto grande così, un millimetrato che non ti pagano neanche, se sei il collaboratore che deve scrivere quel millimetrato non te lo pagano, non è quotato nel listino prezzi povero, ai noi, dei giornalisti. Quindi sì, mi aspettavo di più dalle testate locali. Mi aspettavo magari, anzi, addirittura mi sarei aspettato anche che il quotidiano di riferimento facesse un inserto, ma anche lì oggi comanda la pubblicità. E te lo dico da giornalista che ha fatto questo sempre per passione nella vita, che per i primi
7, 8, 10 anni, forse ho lavorato gratis per la gioia di vedere la mia firma su un giornale. Questo mi fa una grandissima e profonda tristezza e capisco l'amarezza di chi investe soldi, tempo, passione, perché anche le emozioni in qualche modo vengono investite. Mi sono dilungato, scusatemi, ma lo meritava la Coppa Italia, lo meritava Roseto e quello che Roseto ha mostrato di saper fare quando tutte quante le parti si parlano e concorrono all'ottenimento di un risultato. No, no, assolutamente Giorgio, ma direi che andava fatto, perché poi Francesco aveva fatto appunto un quadro completo dando anche degli spunti. Io voglio mettere in partita anche il pubblico perché insomma ci fanno cenno dalla regia che di messaggi ne stanno arrivando, grazie perché ci state seguendo in tantissimi, quindi andiamo pure a vedere Francesco i nostri messaggi sul nostro numero WhatsApp che state vedendo appunto in sovrimpressione, quindi andiamoli a leggere. Riccardo, che è un grandissimo tifoso delle Panthers, tra l'altro ricordo 392-43-49-528, saluta appunto il GM Francesco Del Governatore, Panthers che hanno fatto una bellissima Coppa Italia arrivando in semifinale contro Castelnuovo, sono tra le prime quattro squadre migliori in assoluto della 2 femminile. Complimenti a Udine che meritatamente ha vinto questa edizione della Coppa, si è svolta per la prima volta a Roseto in 103 anni di storia. Molto contento che è stata ben organizzata a Roseto, è stata seguita da tante persone, pensa che tra tre anni le Panthers, tre anni fa, le Panthers militavano in Serie B e oggi secondo me sono una delle realtà femminili che ci stanno facendo conoscere in maniera positiva, si stanno facendo conoscere in maniera positiva nel basket femminile. Messaggio per la Ispurua: sei una grande persona e donna, ti stimo, ti ammiro, ti sostengo sempre al tuo fianco. Domenica tutti al Palamaggetti per sostenere le Panthers contro Vigarano, sempre forza Panthers. Un saluto a Riccardo che si impegna anche lui in maniera molto attiva, è un tifoso ma poi veramente da anima e cuore tutto per far conoscere le Panthers. Ancora altri messaggi sul nostro numero WhatsApp: buonasera Lorenzo e buona serata a tutti gli ospiti, seppure costretti a seguire le Final Eight da casa abbiamo assistito a un traguardo storico per Roseto, una semifinale di Coppa Italia che dovrebbe rendere orgogliosi tutti i rosetani e tutti i tifosi che amano questa squadra. Il momento non è dei migliori ma siamo certi che le ragazze sapranno serrare le file e metterci l'anima per arrivare a disputare i playoff con grinta e determinazione. Aspettiamo le Pantere tornare a graffiare in campionato. Un saluto speciale a Francesco, quanto prima ci auguriamo di essere sugli spalti gli abbonati 1 e 100 delle Panthers. Ancora altri messaggi, poi a breve arriviamo al nostro secondo time out. Ancora Francesco: grandissimi complimenti per gli amici delle Panthers, sono sempre più il faro in Abruzzo per quanto riguarda il basket femminile, mi si è riempito il cuore d'orgoglio per la nostra regione a vedere a Roseto il presidente della FIP e della Lega Basket Femminile insieme in una manifestazione così prestigiosa. Peccato per la situazione infortuni che non ha permesso alle ragazze abruzzesi di essere competitive nei confronti di squadre e società molto attrezzate. Presidente Pigliacampo, non ti arrabbiare di certi commenti, rimani sereno e non ti abbassare a certi livelli. Forza Sorre MS, che spesso ha commentato, commenta le nostre trasmissioni. Francesco, ancora un altro messaggio e poi andiamo anche tra pochissimo con il nostro secondo time out. Prima però chiederò un commento proprio flash a Fabio. Buonasera, complimenti a Santiangeli, giocatore di indiscusso valore, le critiche non costruttive servono solo a demolire e non bisogna ascoltarle. Trasmissione sempre super, grazie a questa amica, a questo amico che ci scrive. Fabio, prima di andare col nostro secondo time out, anche a te chiedo, perché ripresenta anche tu, presentissimo, come tutti gli eventi del basket a Roseto, queste finaletti, insomma, bella atmosfera Fabio, belle partite anche, una finale che resterà nella storia. Sì, peccato, come ha detto Francesco prima, non esserci arrivati, parlo delle Panthers, nel miglior modo possibile. Ecco, anche se Tortone era veramente una montagna, un K2 da scalare, ecco, non esserci arrivati al 100%, ecco, questo secondo me è il rammarico. Grande risposta del pubblico, perché io ero presente sia venerdì che sabato, grande risposta, ma come per le altre partite, perché gli appassionati sono venuti anche a vedere le altre partite e probabilmente si sono giocati il trofeo le due squadre più forti, ecco, non me ne voglia ovviamente le tifosi a parte, ma anche lo stesso Francesco che lo sa benissimo. Al momento sono le due squadre più forti, erano al gran completo e giustamente si sono giocati loro il trofeo. Speriamo che le Panthers arrivino nel momento più importante della stagione, ecco, al meglio. Allora ci prendiamo il nostro secondo time out, non cambiate canale, ci rivediamo tra pochissimo sempre qui su Super Basket. We'll be right back.
Rieccoci di nuovo qui, bentornati con Super Basket, sempre in diretta sul canale 16 su Super J. Insomma, vi stiamo raccontando come sempre il basket del nostro territorio a 360 gradi. Tra l'altro, a brevissimo parleremo anche della Serie B interregionale, nello specifico anche della Teramo a Spicchi. Vado a salutare infatti in collegamento con noi proprio il giocatore biancorosso della TASP, Alessandro Di Febo. Eccolo qui, ciao Ale. Ciao Lollo, buonasera a tutti. Allora Ale, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito, ti tengo ancora un attimo in panchina, arrivo da te tra pochissimo proprio per coinvolgerti sul discorso dei biancorossi, perché prima un attimo voglio tornare da Francesco. Francesco, ci sarebbe, insomma, ci dovresti dare una buona notizia che riguarda anche una giocatrice delle Panthers, ma che ti ha dato il presidente Protani di LBF praticamente. Sì, a proposito di manifestazioni che poi generano contatti, conoscenze e rapporti, che, ed è questo quello che noi dovremmo veramente, le cose sulle quali dovremmo veramente gioire. Questa mattina ho ricevuto questa telefonata e mi ha detto so che porterai i miei saluti in trasmissione questa sera, ti voglio dare una notizia che mi è venuta adesso tra le mani. Una vostra giocatrice sarà convocata per la fase sperimentale della Nazionale A ed è Caterina Mattera. Quindi facciamo ufficiale. I complimenti, certo. Facciamo i complimenti a Caterina, ho lasciato questa notizia proprio per questo momento, questa sera, e quindi sono molto contento che il presidente l'abbia voluta comunicare a me, ma ripeto, in questi giorni eravamo diciamo strettamente in contatto e quindi lo ringrazio per questa fiducia e per questa stima che mi ha trasmesso in questi giorni. Beh, questa è una bella notizia anche che fa onore al club praticamente, Francesco, come hai detto tu, cioè si generano cose positive in questo caso, quindi Caterina che vestirà la maglia azzurra, sì. È una giocatrice delle Panthers, insomma. Certo, questa è, credo che, non so se è la prima volta, sinceramente sono impreparato. Dovremmo un attimo vedere, ma credo che forse penso sia la prima volta. Penso proprio di sì. Gliel'avete detto? Che vede la trasmissione. Dobbiamo avvisarla. Si sente male. No, non lo sapeva, perché lo sapevo solo io. Ah, quindi proprio se sta vedendo, ecco, se sta vedendo penso la trasmissione. Penso che l'abbiamo fatto una sorpresa. Vabbè, è il bello della diretta. Facciamo la carrambata, quindi Caterina, se ci stai vedendo, vediamo un po'. Cioè, insomma, manda un messaggio. Manda un messaggio, esatto. Esattamente, quindi bellissima notizia che ti ha dato, mi ha detto proprio il presidente Protani. Quindi sì, questa mattina a mezzogiorno, quindi mi è arrivata questa telefonata e ha detto: guarda, so che vai in trasmissione, puoi dare questa notizia bellissima alla vostra società, alla vostra squadra, alle vostre giocatrici, alla giocatrice stessa. Che davvero una bellissima notizia questa. Allora, poi torneremo a parlare comunque di Panthers, Roseto. Metto in partita adesso Alessandro Di Febo per quanto concerne la Serie B interregionale, ma con l'aiuto delle grafiche, quindi coinvolgo anche Francesco Di Carlo in regia. Andiamo a vedere la situazione dei play-in silver, dove è ubicata la TASP, ma non solo, poi ci sono anche tutte le altre formazioni abruzzesi. Vedete qui la seconda giornata, questi tutti i risultati, con Pescara che cade a Cagliari, prossimo avversario tra l'altro dei biancorossi, tutti gli altri risultati. Vedete poi la TASP che perde sul parquet della Stella Azzurra Viterbo, degli ex Vigori e Cittadini, ragazzi, Alessandro Cittadini che ancora gioca e tra l'altro fisicamente sta da Dio, poi ha le sue velocità diciamo di crociera, ma in realtà sta benissimo. Quindi un forte saluto a Citta, che giocò nella stagione 2004-2005 a Teramo, allenava allora coach Cesare Pancotto. Questa è la situazione appunto della classifica, con i biancorossi che restano a quota 6 punti. Lo ricordiamo, in base a questa formula sgangherata, le squadre in questa fase sono di fatto tutte salve, quindi ci si gioca l'accesso in questa terza fase. Situazione invece play-out, grazie Francesco, quindi con la grafica vediamo, esatto, il play-out, la seconda giornata, turno sfortunato per la Roseto 2020 che perde a Mondragone, mentre il derby abruzzese lo vince il Nuovo Basket Aquilano contro Pescara 7-5, 6-4 e poi tutti gli altri risultati. La classifica quindi dopo la seconda giornata, l'Aquila prima, la vedete, a quota 12 punti, Pescara 8 punti, la Roseto 2020 a quota 6. Quindi insomma i ragazzi di coach Castorina che devono battagliare per ottenere questa salvezza. Allora, a breve andremo a vedere anche le immagini della partita della Teramo a Spicchi a Viterbo. Vado da Alessandro Di Febo. Ale, in questo caso un po' il discorso che facevamo con la sconfitta di Chieti con Faenza, si è pagato un secondo quarto in cui la TASP oggettivamente non ha giocato bene,
appena concesso tanto a Viterbo, poi grande rimonta anche Alessandro nel secondo tempo, diciamo che il danno è stato fatto più in quei secondi 10 minuti, poi la squadra ha comunque reagito, non è arrivata però la vittoria alla fine. Ale. Sì, l'hai detto bene tu, siamo diciamo entrati in campo con un atteggiamento diverso dal solito, che diciamo non rispecchia il nostro DNA, cioè quello di aggredire la partita, di mettere le mani addosso, correre in contropiede, giocare in velocità. Quindi diciamo abbiamo subito il gioco di Viterbo, che sapevamo che con Vigori e Cittadini diciamo erano diciamo più forti di noi sotto canestro. Lo abbiamo subito e, se non ricordo male, a fine primo quarto eravamo 16 pari. E il break che diciamo non siamo più riusciti a colmare, che abbiamo preso, è stato il break che, come parlavi tu prima, quello del secondo quarto, che se non ricordo male di 23-6, comunque un parziale diciamo abbastanza importante, dove non siamo diciamo non abbiamo più recuperato. E guardando diciamo il bicchiere mezzo pieno, come parlavamo anche oggi, di questa prestazione possiamo diciamo prendere di buono la rimonta che siamo riusciti quasi a portare a buon fine, cioè quella di essere tornati a meno 6 a 3 minuti dalla fine del quarto quarto. Quindi nonostante tutto eravamo lì a giocarci la partita a 3 minuti dalla fine. E l'unica cosa che ci ha fatto diciamo che abbiamo pagato di questa partita è stato diciamo il break del secondo quarto, che non siamo più riusciti a colmare. Abbiamo portato questo break fino alla fine della partita. Al di là di questa sconfitta, comunque, Alessandro, io tengo a sottolineare che secondo me voi avete fatto un mezzo miracolo, perché ricordiamolo, la Teramo spicchia a prescindere e salva, e quindi ti chiedo anche a te insomma cosa pensi comunque di questa salvezza. Adesso voi giocherete delle partite tra virgolette non dico inutili, però insomma, o adesso avete un filotto importante e quindi andate nei primi posti, oppure diciamo vi godete quest'ultimo periodo. Però la salvezza è stata conquistata, Alessandro, e non era per niente scontato. Io faccio l'esempio dei cugini della Roseto 2020, una squadra importante, giocatori importanti, anche dei costi importanti rispetto ai biancorossi. Ecco, il tuo parere in merito su questa salvezza, perché veramente, ripeto, dal mio punto di vista avete fatto un mezzo miracolo, Alessandro. Sì, perché noi diciamo in un girone di ferro, perché c'erano le squadre marchigiane ma anche quelle abruzzesi attrezzate in maniera importante, quindi noi, se non ricordo male, come parlavamo questa mattina, eravamo terzultimi a 3-4 giornate alla fine del campionato. Abbiamo diciamo fatto questo filotto di 2 vittorie consecutive, quelle più importanti, contro Civitanova la penultima e Ancona con l'ultima, che diciamo ci hanno dato questa salvezza assolutamente meritata, perché come dici tu, in questo girone ci sono squadre che sono sotto di noi, hanno diciamo speso un budget di mercato molto più elevato del nostro, quindi noi abbiamo fatto non dico un'impresa ma quasi, ci godiamo questo premio di giocare i play-in silver per appunto provare a cercare di centrare un ulteriore obiettivo che sono i primi 2 posti, che poi ci daranno accesso ai playoff. E come ci dicevamo anche oggi in una riunione che abbiamo fatto, non siamo eroi fortissimi, bellissimi e bravi quando vinciamo con Ferentino i 30 punti, non siamo nemmeno quelli scarsi, brutti e che non si possono guardare quando perdi poi a Viterbo, perché durante una stagione così lunga ci sono delle partite dove ci sono questo tipo di partite dove diciamo può succedere. Assolutamente.
Alessandro, grazie per essere stato con noi. Vi ricordiamo che la TASP giocherà sabato alle ore 20 contro Cagliari, quindi insomma anche lì classifica alla mano, sarà una partita importante. Grazie ancora Alessandro, un forte abbraccio, in bocca al lupo ovviamente per questa parte finale del campionato. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao ciao. Grazie, grazie Alessandro. La Teramo a spicchio, ovviamente vi terremo aggiornati ancora sul campionato di B interregionale. Torno dai miei ospiti studio, torno da Marco Santiangeli. Marco, adesso all'orizzonte, archiviata diciamo la Coppa Italia femminile, parliamo adesso invece delle Final Four maschili, Coppa Italia di Serie B, anche di Serie A2, si gioca al Palatiziano a Roma, questa direi che è già una buona notizia perché si torna in un palazzetto tra l'altro architettonicamente storico, qui sicuramente poi il buon Giorgio potrà darmi conferma, quindi bella anche la location e si apprestano a disputare insomma due partite molto interessanti, Marco, anche perché secondo me il dato interessante è il primo incrocio con l'altro girone, quindi Roseto contro Montecatini, Ruvo di Puglia contro Libertas Livorno. La tua visione in merito su questo appuntamento, Marco, se può essere anche un ulteriore stimolo, e secondo me anche il fatto che non vi fermate non è male, perché adesso le altre riposano, poi però il ritmo partita continuate ad averlo, quindi questo secondo me è già per me positivo. Poi dimmi tu come la pensi. Una cosa positiva, una cosa negativa. Esatto, infatti dimmi infatti il tuo parere. No, sicuramente è bellissimo e non tutti fanno la Coppa, quindi di questo dobbiamo essere contenti, siamo in quattro squadre, strafelici di aver fatto questo percorso, di esserci a fare la Coppa, dobbiamo essere super sereni, super tranquilli, abbiamo fatto una gran vittoria in casa, sicuramente ci aiuta di fare la settimana con l'energia giusta per arrivare ai carichi, naturalmente andiamo alla Coppa molto sereni a giocarcela, ma quando sei lì probabilmente dopo puoi vincerla certo. Sicuro è un gran test per la parte finale, come hai detto te, che ci incrociamo con le altri gironi, sarà sicuramente un bel spettacolo, ecco, vogliamo far bene sicuro. Irons Montecatini, ti chiedo se già un po' avete iniziato a studiarli, che tipo di... Insomma, loro hanno fatto una gran prima parte, adesso poi ne parlavamo anche con Fabio qui. Abbiamo visto, sono terzi, quindi una leggerissima. Abbiamo visto qualcosina, ma ancora è presto, ancora siamo inizio settimana. Abbiamo visto qualcosina molto simile a noi, molto simile alla stessa Fabriano. Non molla mai, aggressivi, sono tutti grandi, quintetto molto alto. Sarà una bella battaglia, sicuro. Fabio, secondo me tu presentissimo in prima fila, così come Giorgio, beh, insomma, lo spettacolo promette bene, perché le quattro squadre di B, insomma, sono squadre secondo me che fin qui hanno anche divertito, cioè a mio avviso sono squadre anche molto belle esteticamente, cioè si prevedono partite comunque combattute. Per Roseto un buon test comunque, Fabio, poi come diceva giustamente Santi, sei lì, sei in pista, bisogna ballare, e questa Coppa, se poi sei in quel momento, comunque vuoi vincerla, si gioca sempre per vincere, Fabio. No, ma ovviamente, assolutamente, sono le quattro squadre migliori, forse ci metto ovviamente PL che è prima ora nel girone A, e ci aggiungo anche San Vendemmiano nel nostro girone, insieme probabilmente anche a Iesi, comunque ci sono forti. Montecatini, come ha detto Santi, squadra che somiglia secondo me molto a Roseto, ha un quintetto molto fisico, quintetto molto esperto, perché Arrigoni, Chiera, Sgobba, Benitez, gente che ha anche vinto d'esperienza, esatto, gente esatto, che ha anche vinto questo campionato, Natali, ha fatto anche categorie superiori, sarà secondo me una bella partita, ma come hai detto tu, secondo me confrontarsi anche per la prima volta con l'altro girone ci potrà dire a che punto è la maturazione di Roseto, e sono molto possiamo dire mi vorrò godere anche l'altra partita. Sono curioso del vedere Ruvo di Puglia, Libertas Livorno, perché ovviamente saranno squadre che incontrerai nella post-season, quando le gare conteranno ancora di più, e quindi parliamo di maggio-giugno, però ecco, Roseto-Montecatini è una bella sfida, soprattutto è la gara che aprirà
le Final Four di Coppa Italia e l'NP, perché alle ore 14 apre proprio il quadro Roseto Montecatini al Pala Tiziano, palazzetto che conosce molto meglio di me il buon Giorgio Pomponi da Roma. Assolutamente, infatti a breve ci arrivo. A Giorgio, tra l'altro, a proposito del discorso confronto, la Serie A2 femminile ha dato dei dati molto particolari, perché tutti che, insomma, Francesco, si diceva il girone A nettamente più forte, la Coppa Italia ha detto che il girone B ha, non dico stravinto, ma quasi, perché appunto a parte Dertona, Francesco, insomma, lì gli equilibri si sono un pochettino, i pronostici, ecco, sono un po' stravolti. Diciamo che ci fu una polemica inizio stagione, prima dell'inizio stagione. Sì, che ci fosse troppo dislivello tra i due gironi. Avevano definito il girone B un A3, mentre il girone A era il girone... Una vera due, diciamo, sì. Dico anche che, se non sbaglio, Giorgio qui mi può correggere, credo che forse dalla vittoria di Napoli mai nessuna squadra del girone sud si era qualificata alle semifinali di Coppa Italia. Non so se sbaglio, penso che di aver sentito questo. Quindi questo dà ancora più valore anche a, diciamo, alla partita che abbiamo fatto noi, certo, contro Selarve. Però portare in semifinale 3 squadre su 4 del girone B e poi Udine del girone B vince la finale con Dertona, che voglio dire era sicuramente la squadra da battere, fa capire che, insomma, che, come diceva il buon Martinelli, i conti si fanno alla fine e a parlare prima, spesso sbagli. Ubi Maior. Ubi Maior, dice Fabio. Allora, tra l'altro, prima di andare da Giorgio per parlare di questa Final Four di Coppa Italia, perché veramente entriamo nel vivo di questa stagione, ho il mio smartphone qui davanti perché Francesco Massimiliano Torregrossa, che ci scrive: ciao Lorenzo, concedimi un piccolo inciso calcistico, il tuo spirito di adattamento di domenica è degno di una menzione speciale, grazie Massimiliano. Come sempre, forza Panthers e vive il basket, un caro abbraccio a tutti gli ospiti, PS, l'abbonato numero 100 sono io. Quindi l'abbonato 1 e 100 erano Valeria, appunto, Pappalardo, la moglie di Massimiliano, e il numero 100 è lui. Quindi un fortissimo abbraccio sia a Valeria che a Massimiliano. Io vado da Giorgio perché anche qui sono curioso di sentire il suo parere su questa Final Four di Coppa Italia. Lo ricordiamo, si gioca la 2 e la Serie B a Roma, al Pala Tiziano. Roma che finalmente, anche direi Giorgio, dopo anni di deserto, di silenzio assordante, finalmente torna a ospitare un evento, il basket, in un palazzetto bellissimo. Io ci sono stato più volte per seguire, allora seguivo la Dinamo Sassari in Serie A con la radio, quindi ho fatto diverse radiocronache al Pala Tiziano. È bella la location, Giorgio, belle anche secondo me le sfide, belli anche gli spunti, perché ci si incrocia per la prima volta girone A e girone B e c'è una Roseto che, insomma, ci arriva, come ha detto Santi, andiamo tranquilli, senza pressione, però quando sei lì, insomma, quella coppa la vuoi vincere, Giorgio. Allora, intanto concedimi di rispondere un attimo a Francesco. La squadra più a sud di Roseto che si era qualificata era Campobasso anche, quindi c'era stata Napoli che l'aveva vinta anche, poi Campobasso e ovviamente Roseto, quindi sì, ha ragione. Concedimi anche di dire, perché poi ogni tanto io durante le pause vado su Facebook e vedo che una volta al giorno le Panthers mettono le interviste realizzate durante la Coppa Italia. Là diamo, mia colpa mia, che da giornalista anziano purtroppo ogni tanto perdi colpi, è stato fatto un bellissimo speciale quotidianamente dalle Panthers, curato dall'amico nostro comune Luca Maggitti. C'erano Stefano Michelini, Andrea Capobianco, Federica Ciampoli e Malipo Miglio, che hanno fatto la foto con Pedrazzi, l'ha chiamata proprio Luca personalmente, così come il buon Stefano Michelini. Insomma, anche il battage pubblicitario, la eco che ha dato quel bellissimo spot che ha fatto quell'influencer di cui non ricorderò mai il nome, che ha però just qualche migliaio di... Joe. Lo so, ma voi siete giovani, io sono diversamente giovane, quindi non me la ricordavo. Quindi sì, Luca ha realizzato quotidianamente uno speciale, devo dire che anche sulle pagine del Messaggero, e qui la colpa è doppia mia, perché io purtroppo ricevo sul telefonino soltanto la rassegna stampa del Centro, non ho quella del Messaggero, quindi colpa mia. I giornali, tu sai che ormai non si comprano più, ma si leggono o al bar, e ci vado, esatto, poco, o sul telefonino. Quindi grande speciale, ancora oggi si vedono le interviste quotidianamente, tutte interviste molto molto interessanti con approfondimenti, quindi ottimo da questo punto di vista il lavoro fatto da una parte di media che poi è l'uomo che da 27 anni, come ama ripetere lui, segue la pallacanestro a Roseto. Detto questo, andiamo a Roma. Io già sono a Roma, mi sono
portato avanti con il lavoro, già sono qui, già ho visto tre partite se non ricordo male, una di pallacanestro femminile dell'Oxygen Roma che gioca in A1 e due della Luis nel nuovo impianto. Ti dico la verità, molto anche per curiosità, con un bel colpo d'occhio. Quell'impianto mi piaceva anche prima, nonostante non fosse ridotto come era ridotto, quindi ho bellissimi ricordi, perché Roseto lì ha vinto due volte, se Fabio mi aiuta, Fabio era piccolino, però Fabio c'era a quelle partite, ha vinto due volte al Palatiziano a Roma, una volta proprio all'antivigilia di Capodanno, il 30 dicembre se non ricordo male, insomma ha bellissimi ricordi, partite molto belle. Un'altra, se non ricordo male, era i primi di ottobre, i primi di campionato, l'anno dell'addio, con quella bella con Molteto che fece una schiacciata che ancora oggi... La mezza ruota di Molteto. Esatto, su Roseto Basket Story il buon Daniele Franchiani, per la mia telecronaca di quel con movimento. Con te Fabrizio Pavone, se non ricordo male. Esatto. E lì ci sono degli aneddoti, ripeto, io poi un giorno magari faremo una trasmissione sugli aneddoti, ma anche lì con il compianto Giancarlo Antonelli ci fu un aneddoto meraviglioso che però posso dire solo dopo la mezzanotte, quando tutti dormono, perché ha luci rosse. Ma detto questo, Roseto affronta Montecatini, che è una squadra forse che fino a dicembre 2023 si poteva definire più profonda nel roster di Roseto. Roseto, non potendo agire tanto di qualità dopo la perdita di Poletti, ha agito, come noi avevamo detto proprio nella tua trasmissione Lorenzo, di quantità, inserendo intanto prima Petracca e poi Tunè, e poi dal 21 aprile, non so se la notizia è ufficiale ma lo sanno tutti, quindi il segreto di Pulcinella, arriva anche Visintin da Chiusi. È chiaro, non arriverà per la Coppa, però in quantità sarà un roster importante quello della pallacanestro Roseto. Detto questo, Montecatini cosa ha fatto intanto? Credo che abbia perso Carpanzano, mi aiuti Fabio, sì, però ha messo Radunic, giocatore importante. Paradossalmente, ecco che tu metti un giocatore importante nel corso della stagione, non è detto che aumentando il valore, il livello tecnico della squadra, i risultati migliorano. E così è stato, perché il 2024 della Aerons fin qui non è stato da ricordare. A questo punto cosa ti dico? No che il pronostico è apertissimo, io non ti dico la verità, io andrò con la sciarpa della pallacanestro Roseto, ho già preso l'abbonamento perché il buon Stefano Valenti mi ha detto: Gio, io se vuoi ti accredito ma non ti garantisco il posto. Ho detto: non fa niente, io il posto lo voglio garantito e lo compro e vado a vedere la partita. Quindi sarò lì con grande anticipo, so che arriveranno degli autobus, moltissimi amici, tutti mi stanno chiedendo, anche Fabio oggi: ma ci facciamo un aperitivo insieme a Ponte Milvio prima? Sì, ci facciamo un aperitivo in tanti e poi andremo a piedi a vedere la partita, sperando che sia un weekend da raccontare, perché è chiaro che vincere il sabato vuol dire poi restare fino a domenica e quindi io non darei dei pronostici su quello che sono le semifinali. Io mi auguro che Marco Santiangeli faccia vedere anche in una vetrina importante come quello della Final Four di che pasta è fatto, che giocatore è, che abbiamo solo noi, perché un giocatore italiano di quel valore lo abbiamo solo noi della pallacanestro Roseto, solo Roseto. E domenica contro Fabriano l'abbiamo visto e sono convinto che un palcoscenico come il Palatiziano, in una partita importante come una semifinale di Coppa Italia, Marco saprà farsi valere insieme a tutti quanti i suoi compagni di squadra. Allora, tra l'altro, siccome siamo in fase finale, andiamo a vedere anche con l'aiuto della grafica i prossimi turni, Francesco Di Carlo in regia, partendo però dalla 2 femminile, perché appunto la Serie B nazionale si ferma, tutta focalizzata sulla Final Four di Coppa Italia che si gioca, lo ricordiamo, al Palatiziano di Roma sabato e domenica, finale di Serie A2 e finale di Serie B. Vediamo quindi la B femminile, il campionato di B femminile che riprende quindi dopo la Final Eight di Coppa, il prossimo impegno per le Panthers che tornano nuovamente tra le mura amiche del Palamaggetti, queste tutte le partite. Francesco, arriva Vigarano che classifica appunto la mano è nella zona bassissima della graduatoria. Io direi anche la partita ideale un po' per riprendere la marcia, soprattutto sperando che questi due mesi, perché poi facendo un po' i conti anche del periodo in cui, come hai detto tu,
l'uragano si è abbattuto, sono quasi due mesi per vedere, sette settimane praticamente, con vari infortuni eccetera e tutto quello che è accaduto, una partita insomma per rimettersi nei giusti binari, Francesco. Sì, allora partiamo sempre dal presupposto che siamo una squadra ferita e quindi deve comunque recuperarsi. Vigarano ha un ottimo asse play pivot perché hanno la capocannoniera siciliano che è un play oriundo che è forse la sorpresa vera di questo campionato, e hanno una giocatrice espertissima come Cutrupi che è una grandissima rimbalzista e ha anche punti nelle mani, quindi questo asse loro ce l'hanno. E noi dovremmo essere super attenti, un po' dovremmo fare la partita che abbiamo fatto con Selargius perché ci dobbiamo dimenticare la squadra che eravamo un mese fa e ripartire cercando di creare una nuova amalgama, di recuperare tutte le nostre atlete che sono di assoluto livello, perché noi ai playoff vogliamo comunque dire la nostra, quindi ci dobbiamo arrivare al meglio e quindi cercare di evitare di arrivarci come siamo arrivati in Coppa Italia. Volevo dire un'altra cosa, poi veramente mi taccio. Domenica passeremo dalla festa della Coppa Italia ad un'altra, al Palamaggetti, perché sarà di scena l'Aran Day, tutti i dipendenti di Aran sono invitati a questa giornata e avremo anche il piacere di ospitare per la prima volta in tre anni il presidente Renzo Rastelli, quindi Erika ci ha confermato la sua presenza e siamo felicissimi di questo, quindi cercheremo di riservargli anche qualche sorpresa. Prossimi turni anche del campionato di B interregionale che non si arresta, quindi vediamo sia i play-in silver che i play-out, quali saranno i prossimi impegni delle formazioni abruzzesi. Preghiamo appunto Francesco Di Carlo, andiamo anche con la grafica a vedere le prossime partite, un po' abbiamo già anticipato che giocherà praticamente in trasferta contro Cagliari. Fabio, qui poi fanno i cenni dalla regia. Roseto giocherà con l'Aquila sabato sera. Quindi. Esatto, quindi c'è il derby. Tra l'altro Fabio, anche qui, questa è un'altra di quelle partite che pesano tantissimo, perché l'Aquila oggettivamente in questo momento è abbastanza tranquilla. La 20-20 deve vincere per forza, Fabio. Sì, due punti fondamentali. Io spero di esserci al ritorno da Roma sabato sera, perché me la voglio gustare sinceramente la partita al Palamaggetti. Speriamo, ecco, si risollevino da questo momento un po' delicato della stagione, perché domenica a Mondragone, ecco, grande rammarico, siamo lì per vincere, poi peccato nel finale. Esatto, partita che è sfuggita proprio nel finale. Allora vediamo allora se ci sono gli ultimi messaggi, anche perché siamo in fase di conclusione, poi seguiremo sempre, lo ricordiamo, tutti gli eventi, tutte le partite dei vari campionati. Tra l'altro a breve andiamo anche a vedere, prego Francesco, il campionato di Serie C, quindi la Serie C che è arrivata all'ultima giornata della regular season, poi si giocherà la fase a orologio, Vasto che arriva prima praticamente, quindi un grandissimo campionato. Qui purtroppo a malincuore lo dico, il basket non prende, Fabio, c'ha sempre questo vizio di non dare la vittoria, soprattutto nelle minors, a quella che arriva prima, perché Vasto ha fatto un campionato a schiacciasassi, ma fate salire la prima, cioè per favore, prendete esempio dal calcio, poi per dirlo io che insomma a me, io amo la pallacanestro, il calcio lo seguo, ma il calcio in questo secondo me ha una logica giusta, basilare, la squadra arriva prima, fate salire Vasto che invece adesso si dovrà assorbire fase orologio, eventuali playoff. Quindi Vasto che domina questo campionato, vince anche il big match contro Termoli che se non erro è la terza in classifica, Megichieti vince contro Torre Spessa, Campli è un under 21 praticamente, ha fatto un campionato incredibile la squadra di Giovanni Di Carlo, vince contro la San Benedettese, i Babies della Roseto Academy che hanno vinto anche partite importanti, battono Venafro, vittoria esterna di Teramo sul campo dell'Antoniana, vittoria dell'Olimpia Mosciano contro Lanciano. Ricordiamo è l'ultima di regular season, poi inizia la seconda fase. Allora, vediamo adesso invece gli ultimi messaggi sul nostro numero WhatsApp e poi salutiamo tutti i nostri ospiti sia in collegamento che in studio. Ora invadiamo Roma, forza Roseto. Beh, Fabio, giustamente l'ha detto anche Giorgio,
prevista forte presenza di pubblico, insomma ci si sta organizzando bene. Previste code sul raccordo anulare. Code sul raccordo anulare, esatto. Code sul casello Roma Est, praticamente. Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. La bottiglietta in campo e il tecnico preso da Gramenzi hanno cambiato le sorti della gara. Le chiacchiere stanno a zero. Grande allenatore, grande pubblico, questa è Roseto. PS, gli arbitri non sono all'altezza, fanno pena, fischia sempre quello più lontano. Non si sa cosa guardano sugli arbitri, ragazzi, noi ve lo assicuriamo, ci abbiamo provato in tutti i modi a dare input, abbiamo avuto anche il presidente della FIP Abruzzo, che è stato gentilissimo e ha tra l'altro risposto a tutti i messaggi. È un problema forte, insomma, gli arbitri in questo momento, il loro livello non è proprio il massimo e si soffre anche in binazionale. C'è una battuta. Francesco, sì. Sono gli arbitri promossi dalla 2 dell'anno scorso binazionale. Alla binazionale, esatto. Poi, chi vuol capire capisce. Esatto, allora, altri messaggi. Santiangeli può essere l'arma in più di Roseto per il finale di stagione. Se la squadra è andata bene anche nelle ultime settimane, nonostante il suo scarso apporto, immaginate cosa può diventare se uno degli attaccanti più prolifici del roster riesce ad entrare finalmente in fiducia. PS, la vittoria di Ruvo a San Vendemiano forse certifica che i pugliesi sono la squadra da battere. Un saluto a tutti da Federico. Se il nostro amico Federico, lo saluto e lo abbraccio e concordo anche in pieno con quanto ha detto. Vediamo allora, io attendo sempre il cenno dalla regia quando siamo arrivati all'ultimo messaggio. Ciao Lori, un saluto fraterno a Giorgio, Francesco e Fabio, uomini speciali e bravi professionisti. Un sincero in bocca al lupo a Santiangeli, giocatore di altri tempi, dal talento cristallino. Divertiamoci, il prof Claudio Mazzaufo che ci saluta, insomma ci fa il suo saluto e ci dà la sua chiosa. Allora, in perfetto orario, arriviamo proprio alla fine di questa 23esima puntata della sesta stagione di Super Basket. Io saluto di cuore e ringrazio l'amico, il fratellone, il collega Giorgio Pomponi. Grazie Giorgio. Grazie a te Lorenzo, un saluto agli ospiti, ci vediamo a Roma ragazzi. E in bocca al lupo a Francesco e alle Panthers per la partita con Vigarano. Grazie Giorgio. Grazie di cuore a Giorgio per essere stato con noi. Ringrazio Fabio Talamonti, Francesco del Governatore, Marco Santi, Santiangeli. In bocca al lupo a tutte le squadre che saranno impegnate. Noi facciamo il tifo per tutte le squadre della nostra regione. Ci rivediamo come sempre martedì prossimo. E vive il basket sempre.